Buongiorno mia amate puzzle, come state? Spero tutto bene. Quando sono così felice perché sto per giocare a The Sims. A differenza di Andre, che invece dovrà editare questo video, probabilmente si addormenterà sopra. Ma Andre, ti voglio tanto bene. Quindi, prima di iniziare, ho preso il commento con più like, che è quello di Ludovica, che mi dice: Sabri, consigli per il prossimo video se vuoi. Crea i gattoni e mettili nel rifugio degli animali. Ok, tutti sarà impossibile, ma creiamo qualche gattone. Cambia l'ingresso della casa e metti degli alberi e delle piante sparse e un laghetto, se puoi, con le paperelle. Che io sappia, non si può mettere il lago con le paperelle. Cioè, potrei mettere una piscina con le papere giocattolo. Non lo so, magari, oddio, con contenuti personalizzati magari si può far tutto, non lo so. Nel rifugio metti giocattoli, cucce, ciotole, ingrandiscilo. E una stanza sempre nel rifugio per Nicole, che sarà la proprietaria. Ok, quindi avete deciso che Nicole sarà la proprietaria. Andiamo nella mia famiglia. Allora, dove abbiamo messo il rifugio? Qui. Dobbiamo sfrattare Jeong. Come si fa a sfrattare Jeong? Vediamo. Altro. Sfratta l'unità familiare. Ciao Jeong, è stato bello. Adesso dobbiamo mettere la proprietaria, che è Nicole. Quindi andiamo a creare Nicole. Mia sorella, vado a prendere una foto di Instagram. Un attimino, così almeno viene uguale. Cioè, uguale è un parolone, però. Prendiamo questa foto, che ha appena pubblicato, non l'ho messo like, glielo metterò adesso. La mettiamo qui davanti e la creiamo. Beh, più o meno è no, non c'entra proprio niente. Prima di tutto, allora, snudiamola. Il suo colore della pelle è più o meno come il mio, no? Questo è un po' scheletrico. Ok, farei... Cos'è questo? Ma no, ma che bello! Sposta per personalizzare il colore? Ma non lo sapevo! Allora, rimaniamo sul caldo, così ci può stare. Sì, questo è il suo colore di corpo. Allora, lei ha dei grandissimi addominali, è proprio secca, 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 quindi la facciamo super secca. Con le tettine minuscole, perché l'altra volta ha detto: ciao Sabri, oggi il push up era piatta. Ti voglio bene, Nicole. Il culetto piccolo, ok, direi che così ci siamo. Così sembri un po' una cinesina coreana carina, ma non sei così. Quindi la prima cosa che ti cambio è la forma del viso. Cominciamo dai capelli, perché sennò mi scombussola tutto. Lei è castana, sì, castana così, con un caschetto medio, perché lei ce l'ha un po' più lungo del mio. Non ha la frangia, ce li ha pari, di solito molto lisci. Dovrei trovarlo sicuramente nei contenuti personalizzati. Potremmo fare una cosa a parte per lei. Ma che carini questi. Ma wow. Proviamo a metterle quelle che avevo scaricato. Vediamo intanto se si può iniziare così. Esatto, potrei iniziare a metterla così, perché lei un po' ce li ha così, diciamoci la verità. Forse un po' più scuri, no, così. Ora cambiamo, strucchiamola, perché mi scombussola. Cambiamole la forma del viso. Già con questo sembra un po' di più. Lei poi ha il mentone un po' a culo, come lo chiamo io, che c'è il coso qui, lei lo odia, ma le sta benissimo. Ha le mascelle un pochino più grosse, già così ci siamo. La bocca non è così carnosa, sfortunatamente sia per me che per lei, noi ce l'abbiamo molto più sottile. Ok, il naso, lei ha un bellissimo naso, quindi direi una cosa così ci potrebbe stare. Allora, non mi quadra molto, non mi quadra molto. Dovete aiutarmi voi a capire. Forse allora lei le sopracciglia ce l'ha molto più fine. Ok, così. C'è qualcosa che non è il naso, di profilo non è lei. Ok, già molto più lei, già molto più lei. Cambiamole gli occhi. Gli occhi sono grandi e allungati. Ok, già molto di più. Con il colore un po' come i miei, un bel verde marcino. Solleviamo un pochino qui. Ecco, già è più Nicole, però così lei è un po' troppo scavata, è più me. Lei non è così scavata. Esatto! Oh, esatto, un cavallino. Ecco, la vedo molto di più lei. Da sistemare ancora, ma mi direte voi. Poi, proseguiamo. Accessori. Accessori, lei porta delle collanine, piercing non ne ha, agli orecchini. Gli anellini mette ultimamente. Questi qua, va bene. Gli occhiali non li ha, la collana ce l'ha. Potrebbe andare questa, che è una foto profilo, ne ha un paio. Non mi fa impazzire, non mi fa impazzire. È sbagliata la bocca, raga, ha troppi denti. Cioè, non che ha troppi denti. Però quando sorride, lei ha una bocca più piccola. Va cambiata. Eccola! Eccola, è molto più lei. Ecco, questa la vedo da te, Nikki. Sì, la vedo da te. Ci siamo. Sembra, c'è qualcosa che sembra a me. Non riesco a capire. Ecco, forse così.
un po' meglio. Poi, corpo. Tatuaggi, lei ha soltanto un piccolo tatuaggio sul polso, tra l'altro un cuore. Non penso che qui ci sia precisamente, dovremmo farglielo noi. Mettiamolo il cagnolino, giusto per far capire che ha un solo tatuaggio. Accessori, braccialetti la Nicole li porta? Sapete che non lo so. Porta il mio orologio che le ho regalato, lo sto vedendo in questa fotografia, e un paio di bracciali, vediamo. L'orologio su The Sims non c'è, potete metterlo, The Sims, oh! Mettete un bello orologio, ah no, ok, scusate, c'è. Ho detto una cacata. E poi un braccialetto. Ah, metti o l'orologio e il braccialetto, facciamo così, li mettiamo a sinistra l'orologio e a destra dei braccialetti molto semplici. Sono gli orologi anche per chi lo porta dall'altra parte, carino. Oh, ho un'idea. Potremmo metterle un orologio da questa parte e da quest'altra un braccialetto fine. Tipo così, esatto. Ho avuto un'idea pazzesca, ragazzi. Scusate se sono forte, Poi, tipi di look. No, tipi di look no. Beh, staresti bene anche così, posso dirlo, Nicole? Che mi piaci? Mi piaci, stai bene con questa felpina. Non mi dispiace proprio per niente, ma guarda che carina che sei. Facciamo che di base... No, beh, scusami, no, fermi. Quotidiani, se lei lavora al rifugio di animali, non può essere vestita così. Devo mettere qualcosa che può sporcare, tipo... Una t-shirt molto normale, quindi non sexy, non elegante, magari con degli animali sopra. Dei lupi. Ah, è quella che gli avevo messo nell'altra serie, mi sembra, Nera, perché così si sporca meno. E sotto dei pantaloni della tuta, magari, sempre che si possono sporcare. Queste cose sono quelle da veterinari. Ecco, così Nicole sembra molto di più lei, prima di tutto. E le scarpe potremmo anche lasciargli quelle. Mettiamo qualcosa di comodo. Scarpe da ginnastica. Sì, non sono male queste. Le metterei magari nere. No, brutte. Rosa che si abbinano. La lascerei così. Quotidiano così. Invece elegante facciamo... Ma cavolo, ma che look belli. Forse perché ho creato bene Nicole, è proprio carina. Corpo intero, vediamo tipi di look. Ma che bello! Qua quando andiamo in Giappone, Niki, sai che ti lascerai così, stai benissimo. Da corsa, no, da corsa così non mi piaci. Proviamo con questo che consiglia. Oh, con l'espansione anni 90! Sei bellissima! Ma raga, ma sto gioco è pazzesco. Poi, da notte, è quello che sei tu. Tu hai questa camicia qua, però rosa. Anche questo completo qua è carino per dormire. Beh, ti potrei mettere... vediamo. Non così di certo, Nicole, no. Beh. Allora, tu di base hai questo qua rosa a righe. Cioè, raga, ma la sto facendo proprio come lei, guardate. È proprio quello che ha lei. Lei ha anche dei pantaloni. Non so se riesco a trovarti anche dei pantaloni da notte. Ah, ok, però non posso. Allora a sto punto te li levo, perché altrimenti ti leva la camicia da notte. Quindi no, ho deciso che ti lascio così. Abbiamo questo rosa qui e questo rosa qui. Questo è quello che hai tu. Nikita, ho fatto super sexy. Ti cambio queste ciabatte un po' orribili. Ti metto quella coniglio che mi piacciono di più. Da festa. Questo è un festino che non posso dire che tipo di festino sia. Però ci sta. Ti lascio questo. Se no questo. No, sembri una nonna. No. Bello, questo è da te. Sì, mi piace. Ti cambio il colore, che a te piace l'azzurro, ti sta benissimo con anche queste scarpe. Quando andiamo in piscina, no, tu non vai con i pantaloncini. Ma che bello, questo da pin up, sei stupenda, ti metto anche l'infradito. Bello, rosse. Cavolo, ho voglia di avere questo costume da pin up, mi piace tantissimo. Quando fa caldo, ti vesto con una canottierina, un po' più sexy, cioè non troppo sexy, ma un po' più... Magari fa vedere la tua prima di tette, ti voglio bene. E sotto questi pantaloni, no. Belli, anche se ti starebbe bene una bella gonna così, così prendi fresco alle parti intime con questi sandali. Non so se mi piacciono, ma a te forse piacciono. Invece quando hai freddo, che carino, vediamo un altro colore. Ma bellissimo, ma wow, ti lascio così. Allora, torniamo informale, in giornaliero, che sei così, pulita, non hai niente addosso. Ciao, io mi chiamo Nicole, cognome
Nicole Cavallini, che è come la prendevamo in giro noi. Lei è una giovane adulta, con la voce... No. No. Ok, le mettiamo questa. I suoi tratti sono, se lei è proprietaria del rifugio, sicuramente animale. Perfetto. Quindi amica degli animali. E altri tratti sono... Non mettiamoli tutti banali, tutti con animali, vediamo. Vedete, c'è amante dei cani, vabbè, amante dei cani uno sicuramente, però soltanto uno le mettiamo. Poi, la mettiamo un po' paranoica, perché lei è un po' paranoica, si fa mille problemi, mille sbatti. E poi, buffa, perché io trovo che mia sorella sia molto buffa, molto simpatica. Ci siamo? Direi che ci siamo. Quindi Cavallini va nella sua unità familiare. E dobbiamo, come diceva la nostra Ludovica, crearle una stanza, perché sennò dove va a dormire? Perché lei non potrebbe venire a dormire da me, no, vero? Perché sono due unità familiari completamente diverse, giustamente. Però può venire a farmi visita, quello sì, certo. Eccoci qui. Allora, se dobbiamo farle anche una stanza, io direi andare in modalità costruzione. Allora, se vogliamo mettere anche una stanza alla Nicole, bisogna prima di tutto andare nell'erba, ok? Poi cemento, via. Via questa e via questo. Allora, il rifugio dobbiamo spostarlo. Lo mettiamo davanti. Tra l'altro non so se sentite la musichetta sotto, ma a me sembra Jack va in cucina con Tina, Jack va in cucina con Tina, Jack va in cucina con Tina e suona il suo gran banjo, bom bom bom. Non so se voi la cantavate elementari, io sì. Questo qua adesso rimane prato, ma lo faremo diventare casa. Quindi capiamo, qua c'è il rifugio, ci sta. Però non le farei la casa dietro a sto punto. Questa è tutta zona mia? Un attimino, capiamo se è tutta zona mia. Sì, raga, è tutta zona mia. Quindi, spostiamo un attimino qua per capire come può funzionare. Dovremmo farci poi una bella live dove creiamo tutta questa roba in live, streamiamo in live. Via il bidone. Mi piace questa divisione di giardino, mi piace molto. Farei anche questa cosa qua. Mi piace, non lo nego. Bello, 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 bello. Togliamo queste erbacce, facciamo passare il giardiniere. Stavo per dire il giardinaio. Sì, allora, potremmo fare che la casa da Nicole, una bella stanza, cioè una bella casa più che altro, perché sennò come fa a mangiare, è vero che gli metti un chioschetto? Potremmo... Io faccio delle proposte base. Poi voi mi dite se va bene. Prima di tutto vorrei fare un collegamento in maniera tale che lei non debba per forza uscire di casa, ma possa avere, che ne so, una porticina qua che si collega. Adesso sparo a caso, è un piccolo corridoietto che lei da casa può entrare. Poi la farei forse di più o meno le stesse dimensioni. Cioè immaginate che uno arriva qua, qua c'è il rifugio e qua casa di Nicole. No, la farei un po' più indietro, ho cambiato idea. In maniera tale che davanti possiamo mettere un piccolo giardino. Potrebbe anche essere così, guardate. No, non può essere qui perché giustamente dovrò fare anche un piccolo giardino per gli animali. Che potrebbe essere questo collegato, una parte... Sto pensando, ho pensato. Potremmo spostare tipo questa gabbiotta qui in maniera tale che, guardate un po', sto levando questo perché qui ne potremmo lasciare una specie di buco, una porta, e fare un ingresso per il giardino, che mi piace molto questa cosa. Sono stata ingegnosa, guardate. Intanto vorrei metterci una porta, ecco, potremmo mettere quella che abbiamo in casa noi, cioè praticamente la porta a vetri. Raga, ma non ho le finestre io. Perché da qua non ho le finestre? Ah, perché io dietro non ho messo... Non vedo niente. Ma è impossibile. Ah, forse non me le fa vedere perché sono i contenuti personalizzati. Non lo so, adesso vediamo. Mettiamo un attimino la porta che si apre qui. Eccola qua. Così si può uscire e fuori facciamo un giardino gigante per gli animali. Perfetto. Delimitiamolo subito. Non ho soldi. Vado in banca a chiedere un prestito. Altro prestito. Altro prestito. Altro prestito. Nessuno ha visto niente. Recintiamolo.
un recinto un po' da parco, sì, però il tetto non lo vogliamo fino a qui, no. Quindi, via qua. Ci dovremmo essere, forse un po' troppo lungo. Dobbiamo assolutamente togliere il cemento perché i cani li facciamo giocare non nel cemento ma nel prato. Esatto, così. Ci sta, mi piace molto. E adesso ragioniamo con casa di Nicole che ha un buco. Buco chiuso! Questa è la sua casetta. Allora, uno per entrare qui cosa fa? Così va al rifugio, i cani entrano al rifugio. Dietro hanno il giardino privato, questa è la sua casa, quindi qui noi faremo un ingresso. Lateralmente lo facciamo diventare il suo giardino, tipo con le coltivazioni, con l'orto. E dietro, di fianco ai cani, non lo so, me lo direte voi che cosa fare. Allora, diamo giusto una sistemata qui. Mettiamogli un pavimento in parquet. Poi suddivideremo gli ingressi e le stanze. Anzi, facciamo una piccola base adesso. Se qua ci sarà un corridoio, vuol dire che una persona entra da qua, quindi una porta. Sto abbozzando, poi mi dite voi. Una porta qui, una persona entra. Entra, c'è il salotto con un'altra porta qui per andare al rifugio. Ci siamo, sì. Quindi bisogna spostare questo. Da questo lato, per forza. Questo via, questa. Aiuto, sbagliato. Cosa diavolo è successo? Via recinto. Ok, ce l'abbiamo fatta. Si spera. Ora qui. Sì, ok, finalmente. Porta. Copiamo questa per ora. E la mettiamo qua. Luce. Mettiamola verticale così riesco a metterla. Ok. Ce l'abbiamo fatta, raga. È un parto questa cosa. È un parto. Per ora mettiamo tutto azzurro in modo che non veda il grigio che mi dà fastidio. Una persona entra da qua e ci sarà una zona giorno fino a qui. Facciamo. Potremmo fare cucina e sala insieme. Qua è cucina, sala insieme. E qui dietro, perché mi sembra un po' piccolina, una stanza. Oppure fare, come dicevate voi, una stanza unica, come se fosse un monolocale. Non lo so, questo me lo direte voi, però intanto almeno la Nicola ha una casa. Quindi vediamo dove va. Questa è casa tua. Quindi vai qui. Sì, so che non c'è ancora niente, mi dispiace, però almeno ti abbiamo fatto la casa. Appena entra andiamo a creare qualche gattone. Via, andiamo in famiglia. Salviamo. Allora, potendo arrivare a 8 persone, una Nicole 7, abbiamo 7 gatti, visto che Gogo sta con noi, in realtà potremmo creare tutti i gatti di base, che quindi stanno nel rifugio degli animali con Nicole. Ci può stare, quindi. Andiamo al nostro bel matitone, intanto mangio una caramella perché Andre odia quando io mangio le caramelle mentre faccio i video. Foto per te, Andre. Creiamo un gatto. Creiamo il gatto che io ho qui, dalla zampotta. Guardate che ve la faccio vedere, capirete chi è. Eccola qui, chi può essere? La vedete? La mia Mirta, che vive con me. Allora, Mirta. Mirta è la più difficile, no? Iniziamo con uno facile, ragazzi. Allora, Salem. Fatto! No, in realtà non è Salem. Allora, razze, noi non abbiamo gatti di razza. Però basta, abbiamo gli europei, americano, bengala, sacro di Birmania. C'è il gatto europeo? Beh, questa potrebbe essere una Mirta, eh. Ce l'abbiamo già creata. Leone! È il mio zoppino Felix! È il mio leone, mio bello! Cerca tra le razze. Europeo. Niente, perché non so neanche se è considerata una razza, è il classico gatto, io lo chiamo di strada, trovatello. Gatto nero, facciamo Salem. Salem, è proprio Salem. Salem, poi è bello ciccione, Salem grande, grosso ciccione. C'è proprio un bello proporzionato. Il corpo è bello grande. Grande ma non grasso, è bello tozzo. Sì. La sua coda è molto lunga, il colore del manto è tutto nero, ma qui ha una chiazza bianca. Ecco, Salem è così, con tre pelettini bianchi. Forse sono troppi, ne ha ancora di meno, tipo così. Esatto. Oh, il mio Salemotto, com'è bello! Il pelo, lui è praticamente rasato. C'è ancora più rasato?
Sni, così sembra nudo. Non riesco a vedere la differenza. No, no. No, no, no. No, questo sembra più buzz. Niente, lasciamolo così. Sembra un po' nudo, ma è così, Salem. E abbigliamento per animali. Gli metto solo un collarino, giusto per riconoscerlo. Gli mettiamo questo qua. Non nero, perché sennò non si vede. Ma queste qua sono un po' da femmine. No, non esiste roba da femmina, da maschio. Ognuno li mette quello che gli piace. Mettiamoglielo Salem nero. Gli occhietti di Salem sono gialli così. Ha forma della testa. Ha la testa un po' più gattosa. Non so, sapete che cosa voglia dire. L'ho appena inventato. Forma delle orecchie, no, 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 no. Ok. Il nasino di Salem è rosa? No, è nero. Occhi, ha una forma un po' più da... Esatto, ha una forma un po' più da gattone. E ce li ha gialli-verdi. Bello, mio signor, ho voglia di grattarlo tutto, mi viene voglia. Ciao, io mi chiamo Salem... In realtà lo chiamo Salemotto. Salem, cognome Motto. Salemotto. I tratti di Salem sono spirito libero. Oh, Salem è con me, con Ale, è molto affettuoso. Se invece arrivi a casa nostra e lui non ti conosce, non lo vedi. Inizia a vederlo la seconda o la terza volta che vieni in casa, quindi però con noi è affettuoso. Loquace. Dovete sapere che io e Salem parliamo. Se io faccio miau miau, lui mi guarda e fa miau, e io miau miau, e lui miau, e andiamo avanti mezz'ora noi a parlare. E come terzo tratto gli mettiamo che è lui mangia tanto tanto, ghiottone. Mamma mia, è proprio imbarazzante Salem quanto è ghiottone. Ha in mano qualcosa che magari è anche una busta di plastica, lui deve vedere cosa c'è, è allucinante. Salem è pronto, lo mettiamo dentro nel nostro rifugio, via, vediamo com'è. Beh dai, sto registrando solo da 43 minuti, non sono andata ancora alla nostra famiglia, direi che ci siamo. Salemotto, dove sei? Vediamo per iniziare Salemotto dove va. Dai Salem. Beh, non hai molta scelta, eh. Eccoli! Dalla Nikki! Anche se tu in realtà sei il mio gatto, te lo dico. Nicole, vuole fare pungiball col gatto? Non mi toccare Salem, eh. Ok, di base ci siamo. Ovviamente voi magari dite, Sabri, ma falli con te gli animali. È impossibile, perché potendo avere solo tot personaggi, io vorrò avere dei figli, quindi i gatti li lasciamo qua e i cani li lasciamo, il cane lo prendiamo noi Goggo. Adesso facciamo una cosa intelligente, andiamo in famiglia. Perché giustamente, se noi abbiamo spostato il rifugio, dobbiamo cambiare i tratti della nostra casa. Nome del lotto, Sabrica. I tratti non è più il trovo per cani. Abbiamo aspetto solare, che va bene. Attività vulcanica, non abbiamo ancora visto niente, però io vorrei fare qualcosa, ma non c'è ancora. Ambiente da festa, noi siamo un po' festaioli. E poi casa di celebrità, visto che vogliamo diventare un attore famoso, una youtuber famosa, non si è molto capito, mettiamo anche casa di celebrità, si sa mai. Andiamo in famiglia, dentro a vedere cosa stiamo combinando. Anzi, prima... Eh sì, ma c'ha ragione che qua noi non abbiamo finestre, perché non le abbiamo proprio. Qua abbiamo la sala senza finestre perché dietro c'è un altro appartamento, il bagno uguale. Mettiamo una piccola finestra, anche se noi non ce l'abbiamo davvero. Una piccolissima finestra qua, perché a me vedere proprio niente mi destabilizza. Cioè noi abbiamo un ingresso qua e non abbiamo manco una finestra, perché sono tutte da quel lato. Vorrei due finestrelle piccoline, però ci stanno male, raga. Cosa potremmo fare? Metterci delle piante? Non lo so, mi destabilizza questa cosa. Eccoci qua, allora abbiamo cambiato i tratti. Una delle prime cose che in realtà vorrei fare è andare subito a conoscere mia sorella. I cani adesso dovrebbero andare via perché li abbiamo cambiato i tratti. Sono di qua, vedete, dovete andare qua, cagnolini. Oh, dobbiamo sistemare il tetto della Nicole, perché se piove qui potrebbe essere un bel problemino. Dobbiamo sistemare un po' tutto, perché guardate, questo tetto non mi piace, va sistemato, portato più in là. È un po' tutto storto, tutto storto. Visita la residenza, andiamo a conoscere Nicole con Sabri, quindi Ale e Sabri vanno a conoscere Nicole. E Salem, il nostro gatto. Alessio è imbarazzato perché è uno sbruffone. Questa casa è una casa di celebrità per delle celebrità. Perché Alessio è convinto di vivere qui? Ah, giusto, perché non sono ancora una celebrità. Cioè, vabbè, Alessio non è una celebrità, però vabbè, sono dettagli.
Bussa alla porta. Bussano a quest'ora del mattino. Chi sarà mai? Andiamo a vedere. Ma dove stai bussando alla porta? Ma non quella porta, Alessio! Entra pure. Ok. Va bene. Allora, andiamo a fare conoscenza con Nicole. Anch'io sono molto imbarazzata perché non devo abitare lì. Allora mi cambierò dopo. Presentazione rispettosa, rispettosa. Con mia sorella facciamo una bella presentazione rispettosa. Beh, vado là in bikini, in costume da bagno, dove non mi sento bene, ma è una presentazione rispettosa. Vabbè, almeno iniziamo a fare amicizia. Ciao Nicole, sono tua sorella e facciamo una barzelletta autoironica, visto che è giallo, così magari divento felice, non lo so, ci proviamo. E anche Alessio, per smorzare un po' questa roba, fa una presentazione amichevole. Gli hai già dato dei soldi, fantastico. Bravo. Siamo diventati amici? Sì, iniziamo a diventare amici. Perfetto. Così magari ti possiamo prestare dei soldi e sistemarti questa casa, perché è veramente vomitevole e spoglia, ma questo ce lo diranno i fan. Tutto questo, sono le 8:30 di sera e quindi direi che conoscere l'abbiamo conosciuta, andiamo in casa. Ciao, addio, arrivederci, stai qua senza un letto, senza mangiare, muori di fame, mi dispiace, vai al baracchino, ti compri un kebab. Raga, il kebab può andare a comprarsi, non ci possiamo fare niente. Sabri, vai a casa anche tu. Ciao, sale morto mio! Avevo letto sale morto? Mi ha preso un colpo, sale morto. Una cosa che ho letto nei commenti, che giustamente non ci avevo fatto caso, è che non ho più i capelli azzurri, ma ce li ho biondi, quindi devo sistemarmi. Basta cani in casa, ho tolto i tratti dei cani, basta cani in casa, basta. Tra poco avremo delle papere. Penso di addormentarmi prima di arrivare in bagno, Vediamo la sfida, ce la farò. Io dico di sì. Bravo, adesso è alle 9:20 di sera, va a letto a dormire. Fantastico, il Goggo gioca col gabinetto. Io dentro nel lavandino, dettagli. Tra l'altro questi sono i capelli che dovrei fare a Nicole, proprio questi. Sono tornata bionda, quindi non sono di questo biondo però. Sono un biondo un po' più giallo. Cioè un po' più freddo, perché avendo messo l'azzurro sono un po' più fredda. Non lo so, per ora lo lascerei così. Che dite? Io dico di sì. In tutto questo Creamy non si è ancora mossa, sta dormendo lì? Le piace proprio dormire sul tappeto, sta settimana dorme sempre lì. Ma quanti animali ci sono qua? Ah no, questo è un cumulo di vestiti. Chi sei tu? Marley. Ormai Marley è praticamente il nostro cane, sempre qui. E tu chi sei? Figlio di Marley, Remo. E tu chi sei? Fuori da casa. Che non ho il coraggio di cacciarli fuori. Vabbè, giusto, io non sono fidanzata con Alessia, quindi non posso ancora dormire lì. E lasciamoli dormire. Nel frattempo abbiamo detto che sistemavamo qua fuori. Cambia l'ingresso della casa, metti degli alberi, delle piante sparse e un laghetto. Allora, non potendo fare il laghetto, che cosa possiamo fare? Sono combattuta, molto combattuta. Cioè, voi intendete uno stagno? Posso mettere... però raga, posso mettere una bella fontana. E poi qui ci potrebbe essere le paperette, che non si possono mettere le paperette. Vediamo se i giochi per i bambini galleggiano. No, non le posso mettere, però posso mettere delle papere finte. Allora, di base cosa potremmo fare? Spiegatemi bene questa roba dello stagno, cosa volete immaginare. Gli alberi li possiamo mettere. Esagerato. Cioè, secondo voi che cosa ci posso mettere davanti? Non lo so, anche la roba della fontana... Non lo so. Aiutatemi a capire che cosa mettere davanti. Questa cosa non mi convince al 100%. E scusate perché sono 55 minuti che io registro. Spero che questo video sia più corto di 55 minuti, altrimenti Andre si spara e voi vi sparate. Ma dovete aiutarmi. Dobbiamo capire cosa fare. Cosa fare anche con questa cucina, se metterla, se lasciarla lì, se metterla sotto questa specie di dépendance. Non lo so, sono combattuta, però oggi siamo andati avanti moltissimo e forse sarebbe il caso che andassimo avanti in una live. Non lo so, che ne dite se venerdì prossimo al posto che fare l'appuntamento dei Sims, facciamo una bella live lunga di 5, 6, 7 ore dove giochiamo a dei Sims? Non lo so, scrivetemi le modifiche qui nei commenti se eventualmente volete la live, perché qua c'è da sistemare roba, raga. C'è da fare. Io vi mando un bacio e ci vediamo domani, che è sabato mattina, con il prossimo video. Ragazzi, sarà una bomba. Cioè, voi non avete capito che domani che video sarà. Non avete capito.